Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, prima di tutto, oggi è venerdì 2 giugno e allora buona festa della Repubblica. Avevo questa mattinata libera, dato che oggi pomeriggio c'ho il calcio, è vero, c'ho la finale di Champions, tanto per cambiare, con i figliuoli, e allora ho voluto approfittare di questa mattinata libera per realizzare questo mio nuovo video. Prima di tutto perché avevo voglia di portarvi un contenuto old style, e allora un video registrato e montato ad hoc. L'occasione, ovviamente, il patteggiamento della Juventus con la Corte di Appello Federale di Kinè, la decisione della sola ammenda nei confronti della Juventus e allora le reazioni del web. Chiaramente una cosa prettamente personale all'inizio, perché? Perché ho fatto un tweet praticamente avanti ieri, un tweet che è diventato decisamente virale, in quanto ad ora alle 10:30 del 2 giugno ha fatto 20,4K di visualizzazioni con 826 like, 10 citazioni e 138 retweet, quindi un tweet che è diventato decisamente virale. Che cosa ho scritto su questo tweet? Adesso ve lo leggo, ve lo faccio vedere, vi faccio vedere anche i commenti che ho ricevuto, gli insulti in particolare che ho ricevuto, e poi vi farò vedere le reazioni di alcuni influencer decisamente positivi per quanto concerne chiaramente Gianni Balzarini, che io seguo, saluto, apprezzo, stimo tantissimo, e come giornalista, prima di tutto, come uomo, ma anche come YouTuber, perché come sapete Gianni ha un canale YouTube. E poi i soliti ossessionati, quelli che ci odiano, quelli che vogliono essere gli Avenger contro il male supremo del calcio italiano, che è ovviamente la Juventus, quelli che per 5 mesi hanno detto che la Juventus, nella migliore delle ipotesi, sarebbe finita in Serie B. Avrebbero addirittura voluto che la Juventus fosse radiata, o magari addirittura la fucilazione. Chi lo sa, non lo sapremo mai. Allora, che cosa ho scritto su Twitter? Partiamo dalla mia, diciamo, reazione personale. Perché? Perché li abbiamo mandati tutti ai matti, ragazzi. Li abbiamo mandati al manicomio, pur non vincendo nulla per la seconda stagione consecutiva. E allora, che cosa scrive il vostro postman su Twitter? Sono in finale di Champions, pensano alla Juve. Sono campioni d'Italia dopo 33 anni, pensano alla Juve. Sono in finale di Europa League, pensano alla Juve. Sono in finale di Conference, pensano alla Juve. Vi abbiamo mandato ai matti non vincendo un cazzo. Cosa siamo? E ho messo chiaramente le due faccine che i caratteri di Twitter mi consentivano. Le due faccine chiaramente che ridono, perché chiaramente quando la Juventus è indagata, quando la Juventus è punita con 10 punti di penalizzazione, che molto probabilmente ci estrometteranno dall'Europa unitamente a quella che sarà
la decisione di Čeferin e della UEFA, allora lì la giustizia va bene, la giustizia è giusta, la giustizia è sommaria. Nel momento in cui la Juve riceve soltanto l'ammenda, ecco che la giustizia diventa la giustizia del palazzo juventino. Chiaramente abbiamo scatenato l'ira di Dio. Io vi parlo di Twitter perché è il social dove ultimamente interagisco di più. Su Twitter sono andati letteralmente ai matti, ragazzi. Interisti, milanisti, romanisti, fiorentini, un macello. E allora adesso vi faccio vedere alcune risposte, o meglio, gli insulti che ho ricevuto a questo tweet. Ve li leggo e ve li metto chiaramente in grafica. Allora, partiamo nello specifico con l'amico David. L'amico David mi scrive: "Siete la mafia." La mia risposta è stata: "Calunnia e diffamazione, ci vediamo in tribunale." Qui chiaramente, ragazzi, ho trollato, ovviamente, perché è chiaro che io non querelo nessuno, seppur un commento del genere sarebbe potenzialmente da querela per calunnia e diffamazione. Però, sai, magari c'è sta qualcuno che te crede e allora lo fai cacare sotto per qualche ora, per qualche momento. Vado avanti. Walter, il mitico Walter. Chiaramente, ragazzi, ho blerato laddove ci sono cognomi, ci sono pic che fanno capire, farebbero capire l'identità della persona. "Non ho mai rubato, ucciso, ma ho sempre schifato la mafia." La mia risposta, anche qui molto ironica, è stata: "Gustibus." Andiamo avanti, ragazzi. Il giardiniere mi scrive: "Letame, puntini, questo siete." La mia risposta, sempre molto ironica: "Oxford, giusto?" Proseguiamo. L'amico colpo di frusta, bellissimo Nick e bellissima la pic con Diabolic, mi scrive: "Dei furfanti patteggiatori, ecco cosa siete, punto e basta." La mia risposta è stata: "Malox plus, stacce." Ho saputo che le farmacie hanno dovuto chiedere chiaramente, ecco, le scorte, perché il Malox è andato velocemente a finire. L'amico Hattori con l'H mi scrive: "Gente che andrebbe radiata, ecco cosa siete. Ti informo che la gente può pensare anche a due cose insieme: godere dei propri successi e schifarvi." La mia risposta è: "Non dire gatto," perché chiaramente non so se l'amico è un tifoso della Roma che doveva ancora giocare la finale dell'Europa League, o magari un tifoso della Fiorentina, insomma, o un tifoso dell'Inter, che sì, è vero, hanno vinto Supercoppa e Coppa Italia, però la finale di Champions la debbono ancora giocare. Allora, non dire gatto, chiaramente, se non ce l'hai nel sacco. È vero, è vero. L'amico Giuseppe poi mi scrive con la sua bellissima pic di Van Diesel: "Siete i patteggiati." Perché adesso chiaramente, ragazzi, noi siamo diventati i patteggiati. Loro sono chiaramente i prescritti, noi siamo i patteggiati. Ma con la UEFA patteggerete sta minchia. La mia risposta è stata: "E sti cazzi." E certo, ragazzi, perché intanto io sono sicuro che la prossima stagione giocherò per lo scudetto, perché la Juventus non partirà con nuove penalizzazioni. Una Juve che ha soltanto in questo momento, perché non sappiamo quello che deciderà la UEFA, un impegno a settimana, diventa una squadra che potenzialmente diventa la prima favorita chiaramente per lo scudetto. L'ultima volta che è stato così,
la prima stagione di Conte, la Juve ha vinto lo scudetto senza perdere manco una partita. Quindi, sti cazzi per quanto riguarda chiaramente la UEFA. Proseguo, vado avanti. Emilio mi scrive: merde siete e merde rimanete. La mia risposta: Oxford, né vero, né vero. Vabbè, insulti ragazzi, a gogo, a gogo. Vado avanti. Giuliano, ladri autorizzati. Ecco cosa siete. Nella vita ci sono le categorie. Beh, anche per i ladri ci stanno le categorie. Ci stanno i ladri comuni e poi ci stanno i ladri autorizzati, come saremmo noi, come dice il mitico amico Giuliano. Vado avanti, il penultimo. Merda, mi scrive Schema. La risposta all'ultima domanda, che poi domanda non era. Io gli ho risposto: in realtà noi siamo Nutella, non siamo certo sterco. Siamo Nutella, ma tu purtroppo non potrai mai capire. Andiamo all'ultima risposta, all'ultimo insulto. Mi scrive Chicco: ladri nero su bianco, certificato. In buona sostanza, noi siamo ladri doc, cari fratelli e sorelle. Ecco, questa è stata la ridda, ne ho scelti 10, poi dopo ho lucchettato perché non potevo stare tutto il giorno a rispondere su Twitter, perché ho anche una vita, chiaramente, al di fuori di Twitter. Come dire, come ho detto, ci sono stati, poi dopo ci sono state, ragazzi, le reazioni degli Avenger anti-juventini, chiaramente, chiaramente. Allora ve ne leggo chiaramente qualcuna, perché c'era ad esempio Ziliani. Ziliani sapeva tutto. Ziliani sapeva tutto. E allora Ziliani, il 3 di marzo, scrive: scenario 23-24 al fixing di oggi, 3 marzo 2023. La Juventus il 20 agosto non sarà più in Serie A. Mi dispiace, caro Paolino, hai toppato. Lo scudetto 2020 le sarà stato tolto. Anche qui per adesso hai toppato. L'UEFA l'avrà esclusa dalle coppe per almeno 3 stagioni, da quando tornerà a qualificarsi. Ad ora, ragazzi, non si sa. Agnelli e Paratici saranno stati radiati. Ed anche qui, caro Ziliani, hai toppato. Addirittura Agnelli ha rifiutato il patteggiamento e andrà e proseguirà nelle sue, chiaramente, nelle sue valutazioni. Nello specifico, Ziliani non ha mancato chiaramente di far parlare di sé, perché Ziliani è il primo, no? Anche se a volte diventa decisamente di cattivo gusto. E allora, come fece qualche anno fa, ve lo faccio vedere, ragazzi, allorché lui praticamente paragonò i dirigenti della Juve ai gerarchi nazisti. Vi faccio vedere questo tweet. Dopo il titolo di oggi, Juve, niente contatti, Agnelli, malavita, pronto in gazzetta. Il titolo di domani: Hitler mai toccato un ebreo. Ragazzi, lascio a voi le valutazioni. Anche a questo giro, Ziliani c'è andato pesante. Guardate un po' che cosa scrive sul patteggiamento della Juventus. Scrive questo, ragazzi, scrive questo: peccato non abbia patteggiato ai tempi il mostro di Firenze, magari con 80.000 lire. Avremmo rilanciato l'impegno verso comportamenti corretti. Io credo che una pagina buia della cronaca nera italiana è una cosa su cui non si dovrebbe scherzare, fratelli e sorelle. Secondo me, anche a sto giro, il signor Ziliani l'ha fatta fuori. Andiamo un po' a leggere che cosa ha scritto, ad esempio, poi dopo l'altro Avenger, il mitico Enrico Varriale, che prima del patteggiamento della Juventus
Scrive questo, ragazzi. Allora, la sanzione del meno 10 si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza. Qui chiaramente stiamo parlando del filone plusvalenze. Queste le motivazioni della Corte FIGC sulle plusvalenze. 10 punti per un procedimento. Come faranno per quattro casi gravi a prevedere solo una multa per la Juve? Variale, come al solito, essendo abituato a fare brutte figure, non ha mancato di farla anche questa volta, perché come sapete la Juventus ha ricevuto soltanto un'ammenda, un'ammenda. E allora nel post, questa è la reazione chiaramente del mitico ex direttore del processo del lunedì. Dopo il patteggiamento di oggi, mi aspetto un calciomercato pirotecnico di tutte le squadre italiane. Si può puntare su Guardiola in panchina e colpi come Mbappé e Haaland. I soldi, i bilanci, basta qualche side letter iscrivendo le cifre che si vuole. Poi, nel caso, si patteggia. Io vorrei ricordare al mitico Enrico Varriale che la Juventus è l'unica squadra che negli ultimi anni ha investito più danari nella Serie A italiana. Basta ricordare quello che abbiamo speso con la Fiorentina per Chiesa e Dusan Vlahovic. Nel momento in cui si ferma la Juve, voi non vedete più un quattrino. Chiaramente, chiaramente il direttore la butta sull'ironia, sull'ironia. La Gazzetta dello Sport, perché ci accennò anche per la Gazzetta dello Sport, nel day after ci ricorda comunque con tono veramente molto 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 minaccioso che cosa ci ricorda? Ci ricorda questo, ci ricorda questo. Attenzione, attenzione. Juve non è finita. Linea dura UEFA. Il club rischia un anno di stop, che più che un articolo, cari amici, a me mi sembra un avvertimento. Non per nulla, la prima pagina della Gazzetta è stata questa qua. Adesso ve la metto, ecco qua, guardate proprio il tono molto pacato, il tono molto tranquillo. UEFA. Al Juve all'UEFA non basta. Pa, pa, pa. Pa, ra, ba, ba. Vedete che ci stanno anche sti fulmini. Chiude i conti in Italia, ma non è finita qui. Patteggiamento sugli stipendi, multa di 718.000 euro. Agnelli andrà a processo. Ceferin tira dritto. Il club bianconero rischia un anno senza Europa. Chiaramente la Gazzetta ha dato più risalto alla Juventus che alla Roma, che avrebbe avuto in serata chiaramente la finale di Europa League. Ragazzi, andiamo a concludere perché chiaramente ci sono state anche reazioni positive. Su tutti, come ho detto, io ho scelto Gianni Balzarini, che saluto, non me toccate Gianni Balzarini, il mitico Balza, dall'alto dell'essere un signore, oltre che un grande giornalista, è un signore. L'ha buttata sull'ironia il mitico Balza. E allora che scrive? Comunicato ufficiale per chi è seduto sulla riva del fiume. Potete alzarvi e tornare a casa. Se preferite e siete provvisti di licenza, potete fermarvi a pescare. Anche qui tweet decisamente virale, 450k, insomma, oltre 3.000 mi piace, 150 citazioni, 500 e rotti retweet. Questa cosa però non è piaciuta ai due Avenger per eccellenza, ovvero a Pistocchi e a Ziliani, che insieme hanno scritto questo libro, ragazzi. Chissà, Juventopoli, scudetti falsati e altre storie poco edificanti. Vincere non è importante, l'unica cosa che conta, l'unica cosa, sì,
l'avevamo capito. Edizioni PM, io personalmente non comprerò più nulla da Edizioni PM. Io invito la Juve anche ad andare a leggere quello che hanno scritto su questo libro, perché magari hai visto mai, c'è modo di poter far partire anche qualche altra querela, qualora, insomma, la Juve nei processi penali, dato che i processi penali, ragazzi, debbono ancora iniziare. È vero, è vero. Non è mancata però la replica dei due Avenger, che chiaramente Balzarini citava in maniera, diciamo, ironica, pur non citandoli. È arrivato il mitico Pistocchi. Il mitico Pistocchi, che chiaramente Pistocchi, come ha fatto con me personalmente, non avendo argomenti, che cosa fa Pistocchi? Va sul personale. Va sul personale. Non mi toccare Gianni Balzarini. Povero, fu assunto a Mediaset grazie a Ziliani. E quando il direttore Rognoni gli comunicò che non avrebbe più seguito la Juve, si mise a piangere davanti a tutti. Fa tenerezza. Ecco, grande Pistocchi, non è mancata la replica di Gianni. Allora, Pisto, quel giorno non c'eri tu e nemmeno Rognoni. Ero stato designato per Milan-Lazio e ho chiesto al vice direttore di continuare a seguire la Juve come chi lo faceva con Inter e Milan. Nessun pianto, ma ti fa comodo inventare. Sei tu a fare tenerezza. Grande Gianni, il Balza che ha appoggiato praticamente lo scroto sulla cabeza di Pistocchi, data l'altezza, insomma, gli è stato anche molto semplice farlo. Ma volete voi che non arrivasse in soccorso di Maurizio, il sodale, il compagno di merende, l'altro scribacchino? No, è arrivato anche lui, è arrivato, eccolo qua, il mitico Paul Ziliani, che scrive: Lippi, perché mi hai chiesto Di Baggio? Balzarini: ma Marcello, io pensavo di farti un favore. Storia di un inviato televisivo che ha trascorso la sua vita professionale al seguito della squadra per la quale fa il tifo e che sfotte i colleghi che fanno i giornalisti e non gli addetti stampa. Vi ricordo che tra l'altro Ziliani è riuscito anche a farsi pagare. Siccome si deve pagare le spese processuali che ci sarà per le querele, che ci avrà per le querele del presidente Agnelli, Ziliani, per dire che la Juventus sarebbe finita in Serie B, cosa che poi ovviamente, ragazzi, non è accaduta, è riuscito anche a farsi pagare dagli adepti, dai suoi seguaci. In questo caso io, Ziliani, te faccio veramente i complimenti. Ma ragazzi, vado a chiudere questo video con il vincitore, perché sì, c'è un vincitore, c'è uno che veramente è riuscita a spararla più grossa di tutti quanti. Sto parlando di lui, Maurizio Grippa. Dice: chi è Maurizio Grippa? È un altro giornalista, nello specifico è il vice direttore del Foglio, che per quanto riguarda la vicenda del passaporto di Recoba, è riuscito a scrivere questo. Ragazzi, era un errore dell'ufficio passaporti, burocrazia italiana, coglionazzo! Ragazzi, Grippa, the winner is Maurizio Grippa, complimenti, ha riscritto anche la sentenza del passaporto di Recoba, ragazzi, meraviglioso. Siamo o non siamo nel meraviglioso mondo degli anti-juventini, nel metaverso degli anti-juventini? Veramente, ragazzi, complimenti Maurizio, complimenti. Allora,
Ragazzi, questo è. Vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un commento se volete, scrivetemi che cosa ne pensate delle meraviglie che vi ho mostrato in questo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, come dicono quelli bravi. Vi saluto, ci vediamo nel weekend finale di Coppa Italia delle Women contro la Roma, ore 19 live post gara della partita e poi 23:30 live post gara di Udinese Juventus. Ciao a tutti, ai prossimi appuntamenti e come sempre, fino alla fine. Vamos Juve! Ciao a tutti, a domenica. Ciao!